Oh, sul serio, il Covid ha fatto impazzire tutti. Poi eravamo già pazzi. E col Covid lo siamo diventati ancora di più. Oh, sul serio, ho delle gravi difficoltà a capire perché definizioni, metodi, parole, cose specifiche, nuove debbano essere considerate più valide, nuove, innovative. E mi si deve a me soprattutto dire che non ne so niente, che non sono aggiornata. Sul canale, benvenuti o qualsiasi cosa, insomma, sia, insomma, vi sto salutando. Salve utenti, ciao! Siete su YouTube, siete sul mio canale. Sì, in teoria, visto che state vedendo questo video, quindi lo avete presumibilmente aperto, avete letto che è il mio canale, cioè, insomma, lo sappiamo già, no? Però a quanto pare bisogna essere specifici e dettagliati perché ogni cosa, una parola diversa, ha ovviamente connotazioni diverse. E sì, sinonimi e contrari. Ho fatto grammatica, ho fatto analisi logica, sì, ho studiato queste cose, credo. Ditemelo voi, non lo so. Ah, vero, sbaglio spesso i congiuntivi e il condizionale. Non perché io soffra di DSA, un po' no, è perché sono ignorante. E allora, da emerita ignorante, che cosa ho fatto io? Circa quando avevo 16 anni, 30, un bel po' di tempo fa, ho aperto il primo canale. Non lo troverete mai. Sì, parlavo di qualcosa di magia, ma più a livello adolescenziale, no? Tête-à-tête. Preferivo di gran lunga portare gli anime che mi piacevano in quel momento. Però non ci avevo messo impegno, quindi chiusi quel canale e ne creai un altro che doveva essere solo per la magia. Ora, siccome la magia è tutto, qualsiasi cosa, volevo quindi portare tutto. Infatti, 5 anni fa ho richiuso quello che era il mio secondo canale e ho aperto quello che dura da 5 anni a questa parte. E ho fatto dei cambiamenti all'incirca un anno e mezzo fa. Ho deciso che, visto che il canale principale portava solo magia, o meglio, era improntato principalmente sulla magia, tutte le mie passioni, anima, il fatto che io scriva, sia una scrittrice, che io studi psicologia, voglio diventare psicologa, sto andando avanti, eccetera, eccetera, li ho portati in canali separati, il secondo e il terzo. Io li avevo unificati perché fin dall'inizio dicevo sempre che psicologia e magia vanno a braccetto in un certo senso, ma in realtà tutte le discipline scientifiche, a meno che dobbiamo usare per forza la definizione mitologica di magia. E ora uno dice, perché c'è un altro tipo di definizione di magia? Fondamentalmente sì, il modo in cui lo vuoi chiamare. Perché se io lo vado a chiamare scienza, diventa qualcosa di più scientifico, anche se molte cose non sono probabili e quindi fanno parte delle pseudoscienze più che scienze vere e proprie, e altre cose però, come la psicologia, il funzionamento del cervello e quindi come ingannare, fra virgolette, un'altra persona o soggiogarla o come funziona una manipolazione, e tutti questi aspetti qua sono molto collegati alla magia. Non perché tutti facciano uso di questo, ma è proprio il manipolare gli eventi il succo della magia, no? Bene. In virtù di ciò volevo parlare di tutto, ma no, questa cosa non piaceva, questa cosa non era giusta, il fatto che non abbia una tradizione non va bene e per conseguenza posso andarmene a fanculo. Ma io li riduco tutti come tezzi e tacara, così ti faccio compagnia. Dillo a me, che vuoi, il fidanzato o la fidanzata? Tutte e due? Non sei un po'
po' decrepita per tutte e due? A pari due. Se qualcuno abbia interesse, contatti proprio la zia qui che cerca un volontario per diventare scheletro e farle compagnia. Fatto l'annuncio, contenta? Eh sì, guarda che sorriso, proprio tutti i denti. Non si vede neanche un filo di labbro. In ogni caso, per evitare di perdere del tutto la mia sanità mentale, mi ritrovo a dover ironizzare sulle cose per poterle superare, e mia zia mi aiuta tanto, è il mio scheletro therapy. E perché sto facendo tutti questi paragoni e termini psicologici mischiati appunto alla nostra pratica, alla vostra pratica, e insomma un po' quello che spiego in questo canale? Perché, non da ora, da un po' esiste la psicomagia o psicomagia. O Psycho Magic, perché sempre in America è spopolata questo tipo di magia, ovvero che spiega le cose, gli effetti della magia o della suggestione o di quello che tradizionalmente al giorno d'oggi la società considera magia, proprio in funzione neuronale. Quindi come funzionano i neuroni, come funziona il cervello, quale arie, quali stimoli riescono a produrre un effetto sulla persona che abbiamo davanti o comunque nelle circostanze, nell'ambiente in cui viviamo. E ha un sacco di seguaci, non uno, due, un sacco di seguaci. E io queste cose le dico da un sacco di tempo. Ora c'è il nome. Quindi in un certo senso io pratico psicomagia? No. Siamo sempre là, si cerca di definire, di circoscrivere un qualcosa che non può essere circoscritto a delle funzioni, alle funzioni che preferiamo utilizzare di quel concetto. Non sono così con voi, non sono così nel mio privato, non sono così nelle lezioni che offro appunto di esoterismo o stregoneria o come preferite chiamarla. Io do spunti su quello che è la pratica magica, poi ognuno segue la tradizione che vuole. Solo che dopo che in America è nata la psicomagia, allora andava bene, all'improvviso è andata bene. Una lo dice da una vita, lo spiega in altri termini, senza dare un nome definito a un qualcosa, e non va bene. Arriva l'americano perché ha fatto successo in America, allora va benissimo. Ma vale un po' così per tutto in Italia e anche un po' in tutto il mondo. Se i colossi mondiali fanno qualcosa, piace, lo si vuole imparare, lo si dà come vero. Tutti quelli che hanno fatto prima non avevano comunque capito niente. E a me questa cosa fa molto, molto arrabbiare. Però so che fa parte dell'essere umano. E quindi in teoria non mi dovrei arrabbiare. Non fate caso al taglio. Il mio cane voleva farmi diventare Scar. E ci metterà anche un bel po' a guarire. Ma questi sono altri dettagli, non c'entra. Quindi, che cos'è la psicomagia? Per spiegare cos'è la psicomagia si dovrebbe spiegare che cos'è la psicologia, ma non solo, bisognerebbe entrare anche nel campo dell'illusionismo. Avete presente, no? Del Copperfield e in generale gli illusionisti, la falsa ipnosi dagli illusionisti e tutto, insomma, questo ambaradam. Ma come anche le inserzioni pubblicitarie hanno bisogno di sapere che cos'è che attrae la gente. Il marketing ha bisogno della psicologia. Cos'è quindi la psicologia rapportata in questo senso? Ciò che ti permette di capire quale percezioni, sensazioni e in generale stimoli portino una persona o più persone, la massa, ad essere sensibilizzata o desensibilizzata, attratta o no da un prodotto, che può essere la qualunque cosa, una prospettiva di vita migliore, un partner, più partner, vero zia? Sì. Cibo, più soldi, una vita migliore, qualsiasi cosa, marketing, eccetera. Questi che sono dei funzionamenti reali di come funziona il nostro cervello, studiati, vengono sfruttate da queste persone che praticano la Psycho Magic per avere le buone amicizie, avere buoni partner, avere buone situazioni, ma non perché di fondo c'è l'incantesimo con la candelina, eccetera, ma perché, capendo come può ragionare una persona, riescono
a trarsi fuori più facilmente da situazioni orrende. Più facilmente, questo non vuol dire che non ci caschino, eh? Riescono ad attrarre più facilmente persone invece che possono essere positive per noi, per quella persona stessa che sta appunto usufruendo di questa tecnica. E tutte queste cose. Poi va bene, sì, c'è sempre lo stronzo o la stronza che cercano di manipolare nel senso più negativo possibile un'altra persona, schiavizzandola, sottomettendola, eccetera. Ok, ma ovunque. Ovunque. Pertanto, che succede? Applicano quello che è un metodo scientifico per arrivare ai propri scopi. Per terrorizzare una persona, ad esempio, in modo tale che non la cerchi più. Questa è la psicomagia. Praticamente più di 10 anni di lavoro mio, povera, ignorante, sofferente di DSA, che così dal nulla, no? Esce, dice chi cavolo è quella, che scrive, che studia, che si impegna e i risultati che ottiene magari non sono appariscenti tali risultati, ma poco a poco sto avendo le mie. E sì, mi reputo abbastanza soddisfatta. Non do fastidio a nessuno, perché non do fastidio a nessuno. Lascio tutti liberi di praticare ciò che vogliono, ma cerco di fargli capire, sì, ma un po' di ragionamento critico costruttivo fa bene. Poi puoi credere alle tradizioni che vuoi. Mi ricordo ancora quanto mi sono divertita nella live con Wannabe Buddha. Mi sono divertita tantissimo, perché non è che dicevano cavolate. Facevano le giuste contestazioni, li ascoltavano e anche a loro è piaciuto sentire il mio punto di vista. È chiaro che poi su qualcosa si cozza e, visto che comunque si era lì per cercare appunto di mezzo ridicolizzare la cosa, è normale insomma, ma io mi sono divertita tantissimo e mi hanno dato anche dei buoni consigli per il canale, ad esempio. Tra cui sono stati anche molto incisivi sulla scelta di separarli, i canali. Difficilmente altre persone penso che l'avrebbero fatto. O comunque avrebbero continuato ad accanirsi sul dire no no, è così come ti dico, io non voglio sentire ragioni, tu stai facendo cose che proprio sono la vergogna. No, proprio perché è giusto ascoltare le opinioni di tutti. Anche perché è così che si cresce. Perciò, con la nascita della psicomagia in America, ora approvata, e ciò di cui principalmente parlo anch'io, anche se non la uso in quel senso, nel senso che vi ho spiegato ora, come la mettiamo? Voglio vedere chi nei commenti adesso, di quelli che normalmente dicono cavolate sotto ai commenti, chiaramente, non parlo degli utenti, quelli bravi, dove per bravi intendo non che mi leccano il culo perché non lo sopporterei, ma che quando hanno da dire qualcosa lo dicono in maniera costruttiva, educativa, giusta, aperta al dialogo. Questi sono gli utenti bravi. Gli altri vogliono solo mettersi in mostra e quindi quelli che vogliono mettersi in mostra in questo video ne hanno la piena opportunità. Prego. Scrivete adesso tutto quello che ritenete che sia sbagliato. E più sarete, quindi tramite le condivisioni al video, iscrizione, campanellina attiva, insomma, e like, quindi sì, più trovate il modo di far spargere il video, più persone con tradizioni simili o con la stessa, ed è bellissimo quando succede, con la stessa tradizione, vedrete come ognuno di loro girerà attorno alla cosa, proprio chi verrà a leggersi i commenti dopo. Alcuni diranno la stessa cosa ma usando termini diversi e altri ancora si litigheranno sul loro stesso credo, perché neanche quello è mai unitario. L'esempio principale ce l'abbiamo con la religione cristiana. Ci sono i protestanti, ci sono i cattolici, ci sono gli ortodossi, fra i protestanti ci sono gli evangelici. È inutile negarlo. Alla gente piace, e piace davvero tanto, poter criticare, poter ferire o provare a ferire, prevalicare. Forza. E con ciò vi saluto e vi auguro un buon percorso.
E vi raccomando, rispondete all'annuncio di zia. Lo vedete qui, che carina.